amministrativo, qualcosa che il Corte Aperte sul web si è trovato a dover affrontare, anche a voler affrontare proprio come aiuto alle scuole. Quello di cui cercheremo di parlare ora invece è qualcosa che il Corte Aperte sul web ha voluto affrontare. E forse in qualche modo abbiamo dovuto anche un po' accantonare, presi dal vortice dei doveri amministrativi, ma un tema che a me sta particolarmente a cuore. Il titolo, diciamo così, che ci è stato proposto di affrontare è documenti, ma non solo, ben informati. E qua ci sono già subito un sacco di domande che potrebbero venire. Documenti, ok, documenti, ma non solo, e quindi anche cosa? E ben informati, cosa significa? Non di sicuro qualcosa che si possa dire in 10 minuti, assolutamente. Quindi degli assaggi che per qualcuno non saranno assolutamente novità in quanto ce ne siamo occupati molti, qualcuno li ha riposto, magari ha riposto queste informazioni, queste è quello che cercherò di condividere con voi in qualche meandro della memoria e sarà forse felice di tirarlo fuori, qualcun altro troverà lo spunto e il desiderio di farsi di nuovo, si parlava di contaminazione, ne parlava Scano, di contaminare questi bisogni comunicativi con altre realtà all'interno della scuola. Partirei da che cos'è un documento. Che cos'è un documento? Chiaramente noi ci occupiamo di documenti digitali, ma all'origine, per definire la parola documento, ci sono tantissime espressioni e ci sono quindi tantissime definizioni di documento. Ho scelto questa che è stata scritta da Riccardo Lorini. Riccardo Lorini è un oggetto di una amica Fusca, si occupa di biblioteconomia e di documentazione. In un saggio dal titolo Il mondo come realtà e documentazioni, ha detto: questa è la definizione standard da cui partiamo. Il documento è ogni entità fisica, qualunque forma e materiale, in cui siano state registrate delle informazioni. È uno stretto rapporto tra la parola documento e la parola informazione, che a me fa pensare al fatto che comunque il documento ci parla, qualunque cosa esso sia. Ancora non abbiamo detto cos'è un documento, parla a chi lo riceve e parla di chi l'ha prodotto, e già potremmo cominciare a pensare che cos'è un documento a scuola. Ma visto che comunque questo documento della scuola, o noi comunque stiamo parlando di documenti digitali e di informazioni che poi si trovano sul web, parte un'altra serie di problemi attorno a questo, il fatto che questo documento possa essere cercato e che comunque qualcuno venga trovato e si spera anche, magari anche ritrovato, ed è destinato a rimanere anonimo. Quanto anche lì è un altro discorso da aprire. E visto che dobbiamo essere brevi, ho deciso di partire un po' lontano con una citazione, non penso che leggerete, forse sia abbastanza grande, comunque una citazione addirittura letteraria. Così voglio partire un po' sul libro, proprio per far vedere la differenza tra quello che è Porte Aperte che si occupa di cose tecniche e Porte Aperte che si occupa di parole. Partiamo dalle parole di uno scrittore famoso come lei. Questo è l'incipit di uno dei suoi libri, scritto nel 2011. Acragas è caduta in mano a Cartaginesi dopo un lungo assedio, poco prima del tramonto del giorno precedente il solstizio d'inverno. Per il nostro calcolo del tempo, nel 406 a.C., una giornata gelida, inusuale addirittura, ma nessuno ha avvertito il freddo intenso, né i combattimenti accaniti nell'ardore della battaglia, né i civili arsi dalla paura, erano i combattenti. E subito dopo l'abbandono di ogni resistenza si è scatenato il saccheggio, la devastazione, la carneficina, lo scempio. La storia sarebbe bello leggerla da andare avanti, ma arriviamo al punto. Calebas, il personaggio, è riuscito a scampare all'eccidio, non sa neppure lui come, fingendosi morto e restando immobile per ore sotto un enorme cumulo di cadaveri. Questa non è storia, è invenzione da parte di Camille, e che cosa ha a che fare con noi? Questo Calebas era un soldato, era al soldo, quindi era un mercenario, e portava con sé un sacchetto di monete, le monete con cui era stato pagato. E naturalmente è scampato l'eccidio, ma
non era il suo giorno fortunato, perché fu morso da una tigre e morì, ripeto, è ancora in pensione, e morì quella notte stessa. Il ritrovamento, cioè questa invenzione Camilla l'ha fatta perché in quel luogo dove lui dice essere morta questa persona inventata è stata ritrovata una moneta. E questa invece è realtà. Nel libro è finzione, la trova un personaggio del libro, invece nella realtà è il nonno di Camilleri che aveva trovato all'inizio del Novecento una moneta cartaginese. Un documento. Che parla di chi lo ha ritrovato, dice un sacco di cose e parla di chi lo ha prodotto. E ne dice così tante di cose che ci si può permettere anche di lavorarci sopra e di inventarsene. Comunque questo è un discorso letterario e non nostro. Ed è rimasto a lungo. Quelle persone che studiano la definizione di documento, quegli studiosi che studiano la documentazione, però anche come documentazione digitale, spesso dicono che la nostra è una civiltà destinata a non lasciare traccia. Perché il documento digitale non è come la moneta di Alcaraz. Riuscirà a vincere la sfida del tempo? Riuscirà a parlare ancora? Dipende da moltissime cose. Un documento digitale che noi abbiamo, ecco, ci è stato dato un CD oggi, ma con la pastiglia, riusciremo a leggerlo, riusciremo a vederlo? O quelle cose che abbiamo scritto sul CD sono destinate a scomparire perché non ci saranno più supporti e a breve. O addirittura non sarà possibile leggere quei formati. Chi si occupa di formati, che vediamo la parola ben formati, si occupa anche della possibilità di rendere retroattiva la leggibilità di un documento. Tutte queste cose sono cose che sembrano lontane e non interessarci, ma sono cose delle quali noi dobbiamo essere consapevoli. Dobbiamo essere consapevoli perché dobbiamo capire che quello che noi vogliamo trasmettere agli altri, perché possa rimanere a lungo, perché possa parlare, deve essere fatto in un certo modo. E veniamo quindi al documento come documento digitale. Anche qui ancora una citazione, qui abbiamo Gino Roncaglia che si è occupato del mondo digitale già anche lui 20 anni e più fa, parla di convergenza al digitale. E noi tramite il digitale, tramite il cloud, tramite i nostri siti web, ormai trasmettiamo di tutto. E quando nella mia prima slide, per dire documenti, ho fatto un tipo di carta, perché per la scuola questo è il documento, carta stampata. In realtà noi adesso possiamo convergere al digitale informazioni di qualunque tipo. Abbiamo ricevuto contributi video, abbiamo immagini, abbiamo audio, abbiamo di tutto e tutto quanto alla fine si riduce alla codifica digitale 1.0.1.0. E questo diventa una grande comodità perché possiamo usufruire sullo stesso supporto che a quei tempi era il computer, ora il web e quant'altro, i telefonini, eccetera. E quindi ci dobbiamo. Sembra tutto più facile. Abbiamo tutto lì, non ha nessuna importanza. È un'immagine che porta, trasformo in cosa. Quindi il documento digitale, che è quello che a noi interessa adesso, siamo ancora di farlo in un modo che riesca a parlare a chi lo riceve e a tutti. E questo è il motivo anche della presenza di Fabrizio qui con noi. E comunica in modo efficace? Porta aperta sul web, si è preoccupato di entrambe queste tematiche. Mantiene la sua credibilità, probabilità. Abbiamo, ci siamo occupati anche di questo. E poi viene adeguatamente conservato in modo che possa essere mantenuto per un certo periodo di tempo. Dicevo, porta aperta sul web, si è occupato sia del fatto che i documenti che noi produciamo possono parlare a tutti, sia che vengano, che comunicano a tutti, quindi si è occupato di accessibilità, di semplificazione del linguaggio, ci siamo occupati di classificazione, mi sento anche un po' responsabile di questo, perché ho portato avanti tematiche legate alla classificazione, e ci siamo occupati anche di archiviazioni. Io mi sono lasciata parecchio andare e non ho portato in mano il demo,
si è occupata, ci sono stati degli anni centrali per questo. Qui ho voluto semplicemente citare alcune dei momenti in cui Porta Aperta si è occupato di documenti digitali, e partendo proprio dal documento digitale che è formato, cercando di vedere se il documento potesse contenere in sé non solo il messaggio ma anche la sua classificazione, quindi la classificazione all'interno del documento sotto forma di micro contenuti, non trascinato Alberto al summit di architettura dell'informazione. Abbiamo avuto un poster che insomma è stato letto da gente che di scuola non se ne è mai occupata, e abbiamo parlato con Mario Barini del protocollo informatico e così via. E per fare questo ci siamo, come sempre, affidati a quello che è comunque anche la normativa per la scuola e non solo. I due punti focali che riguardano il documento che secondo me dobbiamo, come suggeriva anche la stessa Fiorone all'inizio, dobbiamo riprendere il discorso sui contenuti, su come si scrive a scuola. Due documenti fondamentali sono per forza di cose, è stata la legge sulla accessibilità, la legge Stanca, ma anche la direttiva sulla semplificazione del linguaggio. Ci sono altre direttive sulla semplificazione del linguaggio più moderne, ma questa rimane ancora essenziale. Nel nostro percorso su come parlare di documenti ben formati, per quel che riguarda il contenuto, abbiamo proprio fatto anche degli esempi, delle esercitazioni, degli scritti in un linguaggio che potremmo definire burocratese, per diventare universale ed essere in grado che possa essere letto da tutti. Ho parlato tanto di contenuto, però parlavamo di documenti ben formati. Allora già si chiede, ma l'accessibilità, la comunicabilità del documento riguarda la forma o riguarda il contenuto? Sempre tornando a che cos'è il nostro contenuto, è la pagina web o un file allegato? Io mi ricordo anche un po' la frustrazione a volte, quella di creare dei siti web accessibili, le varie aree, eccetera, eccetera, bastava scriverci dentro. No, la segreteria voleva allegare un file. E quale file? Hanno detto che va bene il PDF. Perché va bene il PDF? È un file che quando ho fatto il PDF sono a posto, il PDF è accessibile di suo? Bene, prendiamo il PDF immagine, cioè prendiamo il mio foglio di carta, no? Ho scritto con Word, lo stampo, lo scannerizzo e lo metto su. Guarda quante lotte ha combattuto, quante lotte singole persone nella loro propria persona hanno combattuto di Porte Aperte sul web. Contro i mulini a vento a volte, vorrei dire. E cosa c'è tra la forma e il contenuto? Tra la forma e il contenuto c'è la struttura del documento. Luisa Carrara dice che si possono dare indicazioni sul contenuto e l'obiettivo di un testo prima ancora che il lettore ne abbia letto una sola parola. Quindi se ancora, se vogliamo soffermarci ancora nel tempo che ci rimane su qualcosina, è proprio questo. Perché la struttura del documento è quello che lo rende ben formato, ancora adesso, dopo tanti anni di distanza che ci stiamo lavorando. Giusto per dare un'occhiata, per capire di cosa stiamo parlando, informazioni sul testo prima ancora di leggerlo. Un testo di cui non siete in grado di leggere nessuna parola, ad un primo sguardo, ci dà informazioni, ci dice che c'è un titolo, un sottotitolo, un'immagine, un'immagine di un paesaggio, dice che ci sono alcune sezioni formate da ancora da titolo e da breve testo, in fondo si vede anche un elenco numerato. Ebbene, queste cose nell'ottica che noi abbiamo combattuto per far capire alla gente che queste cose vanno esplicitate. Io le vedo e le dico alla mia macchina mentre sto scrivendo, ma le dico in una visione di questo file su Word. Ho detto alla mia macchina che ho scritto un titolo o c'è un testo normale? Ho detto che ho fatto un punto, un puntato o ho solo scritto uno?
E se non lo dico alla macchina, come posso pensare che poi la macchina produca un documento che dice queste cose? Ricordiamo ancora, il documento parla a chi lo riceve, ma gli dice quello che chi ha scritto fa. E ci vuole poco a dire alla macchina questo è un titolo. Così quello che vedo ha un significato, se lo vedo, ma anche se non lo vedo. E qui non posso fare questa per non dire. Thank you.
pensato all'inizio, da prima. Quindi questo che vedete adesso, per esempio, questa è un PowerPoint, non è un sito particolare, quindi se voi volete utilizzarlo nelle vostre presentazioni potete tranquillamente andare a scaricarlo sul sito della Microsoft e aggiungerlo. E come notate all'inizio faccio parecchio, perché poi Microsoft non l'avete mai usato, perché è forte, questa traduzione è stata fatta in altro lato prodotto da loro. E riconosce appunto il maiuscolo tra virgolette normale, se c'è un punto, se ne, quindi lo converte in maniera corretta, ed è una delle, appunto, delle cose importanti che esiste da qualche anno. Non so se qualcuno di voi sapeva che esisteva una cosa di questo tipo. Andiamo avanti velocemente, alcune definizioni che riguardano più che altro l'aspetto di competenti, una tipologia che è praticamente lo studio delle condizioni delle persone cieche. Vi ho ricordato anche i suoni, informazione, approfondire con il web, le tecnologie assistive, che qua riguardano la legge 4.2004 che è stata accennata più volte oggi, che è la legge stanca, voi mi sentite? Avete eliminato il suono, perfetto. Quindi che cosa si intende per tecnologia assistiva? Sostanzialmente tutti gli strumenti che sono di ausilio alle persone non necessariamente disabili visivi, ma anche la generale. L'accessibilità che cos'è? Quindi la nostra legge, la legge 4.4, la legge stanca, che ha dato delle linee guida, ha impostato una serie di linee guida che consentono di poter produrre documenti digitali in formato veramente accessibile, realmente accessibile. La tifa informatica è quello che facciamo noi, nel senso, quello che faccio io in questo caso in particolare, è tutto quello che è creato nella tecnologia, quindi l'ambiente, movimenti e movedenti, digitali e visivi in generale, e quali sono gli ausili che vengono utilizzati dai movimenti e movedenti, che possono comunque utilizzare il web o comunque i formati digitali con qualche strumento da aggiungere, che questo le lascio, nel senso che sono indicazioni importanti da me inserire nella presentazione, perché poi potete andare direttamente sul pannello di controllo dei sistemi. Io ho messo Windows, però tenete conto che Windows e Apple ormai hanno raggiunto un livello di qualità entrambi e che riescono comunque a gestire tutte e due le possibilità, quindi sia immagini sia informazioni su Windows e sia digitali sia anche sugli smartphone, perché ormai anche la sintesi vocale riesce tranquillamente a gestire senza problemi entrambi. Quali sono le caratteristiche che vediamo? Una delle cose importanti è anche questa, la possibilità senza toccare quelle che sono le informazioni generali del testo che vado a visualizzare, di utilizzare dei contrasti di colore, dei contrasti o delle dimensioni dei caratteri particolari che possono essere impostate di default direttamente nella configurazione del sistema operativo. Qual è il limite? In questo caso, che se io sono un movedente e riesco a leggere un carattere, chiamo un carattere da qua in su, quindi un carattere abbastanza grande, se io gli faccio leggere la mia commedia che è digitale, l'ho fatta in carattere 10, potete immaginare che se da 10 a 40 tutta la prima pagina non ci sta, come se io si risolva una questione di questo tipo, semplicemente dicendo che la pagina originale è la pagina 1,
sequenza, come invece le fanno i compagni nel momento in cui vanno a leggerla, perché la 1, la 2, la 3, la 4 in realtà sono la pagina 1, e quindi quando vanno a numerare le pagine devono sarà la pagina 2 che sarà la prima pagina, così via, in modo tale che io anche l'indice che posso creare intertestuale lo posso fare in questo modo. Quindi quando l'insegnante dice vai alla pagina 10 e dimmi quello che c'è scritto, se io ho una difficoltà che per me mi consente di lavorare con tre pagine per volta, la mia pagina 10 non sarà la 10, sarà la 30. Come faccio a riconoscerla? Semplicemente perché metterò le due numerazioni, quindi sarà la pagina 1 di 1, 2, 1 di 2, 1 di 3, in modo tale che sempre la pagina 1, anche se si è disposta su quella pagina. Anche qua la dimensione del testo, posso mettere una lente di ingrandimento che mi consente di trasformare l'iconcina del mouse, il concetto del mouse, in una lente di ingrandimento. Quindi io quando mi sposto per trovare questo, parliamo chiaramente di condivisione, posso decidere la dimensione in funzione delle mie caratteristiche del testo. Io mantengo l'informazione originale, il testo originale. Questo è importante perché mi evita quello che dicevo prima, la pagina, quando l'insegnante mi dice vai a pagina 3, io utilizzo il livello di rendimento con il mio imprenditore e sarà la pagina 3 identica a quella che stanno utilizzando in questo momento i miei compagni. Sarà la 3 per 1, 3 per 2, 3 per 3, come dicevo prima, che è inevitabile questo discorso se vado a stampare le informazioni e forse utilizzo il braille per andare a prendere prima a stamparle, quindi poi modificare il braille per due lettere. Questo problema per due lettere si risolve in questa maniera. Codice braille, anche qua vi aggiungo solo questa parte perché mi permetterà di decodificare quello che avete ricevuto. Questa scatolina. Ci sono due codici braille, uno braille tradizionale con 6 punti, quindi quello che viene utilizzato anche in stampa per poter leggere le informazioni. Sapete che per poter leggere il codice braille io devo passare il polpastrello, e quando passo il polpastrello su il carattere braille devo intercettare tutte e tre le informazioni. Guardate che 1, 1, 2, 3 e poi ho trovato 5, 6. La combinazione di questi tasti, lo faccio vedere nella slide successiva, mi dà il risultato del carattere che mi serve in questo momento. Sembra una cosa complessa, è più difficile spiegarla che metterla in pratica. Ragazzi, è quello che è la nostra esperienza, ragazzi a te diventa 100 da piccolo e quindi magari arriva prima, seconda elementare, utilizzando i caratteri che utilizziamo noi, riesce abbastanza velocemente a adeguarsi anche al braille nell'arco del periodo della primaria. Cosa molto più complessa invece per la persona che arriva alle 20 e all'inizio delle superiori, che ha fatto per tanti anni, ha utilizzato la scrittura normale, tradizionale, passare al codice braille spesso e volentieri c'è un rifiuto iniziale sicuramente, e questo rifiuto iniziale non è solo una cosa che non voglio utilizzare, ma se io mi trovo in terza superiore, in centro scientifico, e devo dire no, io voglio andare avanti a fare quello che facevo fino all'altro ieri, potete immaginare che diventa abbastanza complesso, ma materialmente non si riesce a ottenere un risultato di questo tipo. Si riuscirebbe sicuramente più velocemente nel momento in cui il ragazzo o la ragazza si adegua e dice ok, va bene, mi rendo conto che quello che ho fatto fino ieri ne avevo fatto per parzialmente dimenticare e devo cominciare a studiare un codice è nuovo perché è fondamentale però per poter andare avanti negli studi ma anche nella mente del lavoro. Mi rendo conto che che adesso con la strumentazione informatica riescono tranquillamente a fare quasi tutto. Addirittura ci sono dei software che vabbè, adesso sono diciamo, prototipi, si potrebbero studiare, ma non sono ancora così affidabili, ma che mi
riescono a leggere le informazioni grafiche all'interno di qualcosa di stampato oppure di prodotto in materiale non accessibile, per cui riesce in qualche maniera a dare l'identificazione di massima di quello che c'è scritto dentro. Qual è il problema sostanziale? Che se io faccio un testo che ho per necessità fotografica, perché mi piace per tanti motivi di fare uno sfondo verde e magari riguarda, che ne so, la natura, quindi dal punto di vista visivo ha senso mettere il verde, il problema è che tante volte mi mettono il verde chiaro come sfondo e il verde scuro come è invece la riproduzione del testo. In questo caso chiaramente diventa complesso. Non tanto parlo parzialmente per il cieco, perché per il cieco comunque tutto quello che espongo non ci sono particolari problemi, nel senso che chi legge quelle che sono informazioni vengono trasferite dalla scrivente e non va a leggere queste informazioni, è invece complicatissimo per i comedenti. Sembra paradosso, però se considerate che è molto più semplice gestire una persona non vedente, non c'è un criterio per il primo letto, che è il risultato, ti garantisco che apre lì la dimensione, la dimensione 10 e la dimensione 20, questo è detto, perché magari ho bisogno che il carattere sia scritto in corsivo invece che, oppure che sia riprodotto in cassetto. Quindi ci sono tutta una serie di regolazioni che vengono fatte a monte e anche qua entrate in gioco voi. Con le scuole noi ci sentiamo veramente quando ci sono situazioni di questo tipo, sì, vengono subito a... Dunque le slide poi le lascio qui per entrare. La cosa che è importante, che è fondamentale, è non fermarsi mai, nel senso che spesso la succede anche noi, che ragazzi che non abbiamo mai avuto la possibilità di gestire, per esempio, prima ci arrivano a metà del primo trimestre della seconda superiore, nessuno ci ha detto niente, e c'era un esempio anche della famiglia, perché ci sono tutta una serie di altre difficoltà, e questo chiaramente a metà della prima o della seconda superiore è un tempo di difficoltà. Per caso lì diventa appunto complesso, e c'è un altro paradosso, perché spesso quando si va in siti di classe, però questo è cominciato da aprile, non possiamo cominciare, dobbiamo andare avanti. E allora la domanda che faccio assolutamente, ma secondo te ha senso andare avanti oppure spiegare ai genitori che forse se si ferma un anno non è perché non ha capacità, ma perché proprio ha difficoltà oggettive, purtroppo non è. Quindi, veloce, faccio solo vedere il codice braille come è strutturato, quali sono le caratteristiche, se voi guardate dove ci sono le freccette verdi e guardate le tre righe, mi accorgete che sono identiche, manca nella seconda riga vedi il punto 3, che è quel puntino nero in bianco, e in nero, scusate, vicino al codice, e sotto sull'ultima riga avete il punto 3 e il punto 6. Poi io ho il punto 3 e il punto 6, ma poi dentro c'è una slide che vi dà l'indicazione, che praticamente replica la prima colonna aggiungendo un punto nella seconda colonna, due punti nella terza. Il ragazzo che viene a parlare di slide braille impara la prima riga e poi aggiungendo appunto il punto 3, il punto 3 e il punto 6. Questo vi potrebbe servire adesso velocemente per andare a vedere quello che avete dentro la nostra scatolina. Ok. Ripeto, tutte le altre cose che è importante questa parte qua, l'utilizzazione sul codice braille. Le altre sono tutte informazioni che sono fondamentalmente comprensibili, nel senso che danno solo le indicazioni di quelle che sono le caratteristiche e come scoppiare le potenziali. Grazie Fabrizio.